Siamo qui con Coach Bolignane di Valsesia. Coach, io più volte in cronaca ho ribadito le sue parole del pre-partita, cioè che sarebbe stata una partita tirata, punto a punto. Effettivamente partita molto bella dal punto di vista temperamentale, un po' meno bella dal punto di vista estetico, diciamo, però una partita combattuta tra due le parti, il risultato alla fine forse anche eccessivamente punitivo per voi, e forse credo che abbia pesato la minor possibilità di rotazione delle vostre pedine. Ma come avevo detto all'inizio, mi aspettavo una partita intensa, perché comunque sono due squadre abbastanza atletiche, forse che non hanno grossissime qualità da entrambi i lati. Sono pochi i giocatori effettivamente che hanno delle qualità tecniche che possono elevarsi sugli altri. Sono due squadre che finora hanno affrontato questo campionato, come detto all'inizio, grazie al lavoro di squadra, dove c'è chi è in grado un po' di più di far canestro e chi porta le borracce, che comunque è utile uguale. Quindi queste squadre sono costruite così, due squadre abbastanza giovani, e quindi, come detto, mi aspettavo. Così è stato, una partita che è andata anche a strappi. Mi rammarico del fatto che all'inizio non sono riuscito a capire realmente quale potesse essere il metro arbitrale, forse anche chiedendo scusa anche agli arbitri, e lo chiedo anche in diretta se mi sono alterato, però è ovvio che se chiedo una spiegazione pretendo dall'allenatore che mi venga data una spiegazione sul metro, sul come i miei giocatori devono difendere, perché poi devo comunicarglielo. E quindi all'inizio forse mi sono un po' innervosito e lì abbiamo forse concesso un po' troppo a loro. Nel momento in cui siamo riusciti a stare un po' dentro con la testa, a difendere un po' più aggressivi, a non pensare a tutto quello che erano le conseguenze, rischiando anche di fare dei falli, così come abbiamo fatto, forse siamo riusciti a riprendere un po' la partita. Mi dispiace, perché lo strappo importante l'avevamo dato nel terzo quarto con il più 8, 42-34. Esatto. Eravamo rimasti dentro il piano partita facendo stare loro sotto i 70 punti, una squadra che solitamente segna 73 punti in media, se non sbaglio, a partita, in casa sicuramente con percentuali migliori. Abbiamo visto che non era un'ottima serata al tiro per loro, e quindi abbiamo concesso qualche tiro in più, volutamente, sperando poi dall'altro lato di provare a trovare qualcosa in più. Abbiamo sbagliato tanti canestri da sotto, i miei due migliori giocatori hanno fatto 4 su 20, ma ci sta da 2. In una partita così intensa, dove, come ha detto lei prima, le rotazioni sugli esterni sono veramente minime, è ovvio che poi si paga. Consideriamo che stasera hanno giocato 48 minuti in due, due under che forse hanno giocato 48 minuti tutto l'anno. Ci sta, perché poi non sono pronti in questo momento, non avendo giocato tanto, a affrontare partite del genere. Ma al di là di tutto, sicuramente devo fare un plauso agli avversari, sono stati bravi a sfruttare in tutto le loro caratteristiche, ma soprattutto devo fare un plauso ai miei, perché nonostante tutto le difficoltà non hanno mai mollato, ci hanno provato fino alla fine, e poi effettivamente negli ultimi 3 minuti di più non gli si poteva chiedere, perché poi esaurisci le energie mentali. Nel momento in cui sei su e poi ti fai riprendere l'inerzia, siamo stati un po' fessacchiotti a non attaccare sul bonus per provare a prenderci qualche fallo, qualche tiro libero in più, sparacchiando un po' da 3 punti, però ci sta, ci serve questo per lavorare. Ogni sconfitta serve sempre per provare a ripartire dagli errori, migliorarli il più possibile. Già siamo con la testa alla prossima settimana, cancelliamo in fretta questa sconfitta, ribadisco, tenendo un attimino le cose che possono esserci utili, e nulla, per il resto siamo fiduciosi per il continuo del campionato. Mancano ancora tante partite in casa, tante partite importanti alla nostra portata, che nonostante le difficoltà di organico credo che possiamo tranquillamente giocare. Stasera comunque abbiamo dimostrato di poterlo fare fuori casa contro una squadra che sicuramente è una squadra di tutto rispetto, per essere più o meno in classifica come noi. Grazie mille al coach di Valsesia, e soprattutto un personale ringraziamento per essere venuto qui anche a fine gara. Grazie.